Tutti si aspettano da me che faccia un intervento sui dettagli dell'economia. Purtroppo questa crisi che l'Italia sta affrontando ha costretto tutti a fare un corso avanzato di economia. Però il motivo per cui sono venuto qui è per parlare e cercare di risolvere una crisi più profonda, quello che chiamo il male oscuro dell'Italia. Perché sì, è vero, abbiamo un deficit e soprattutto abbiamo un debito. Abbiamo un paese che non cresce. Ma se il paese non cresce è perché il paese è malato. E il male oscuro dell'Italia, dal mio punto di vista, è che l'Italia è governata non dai migliori, non dai mediocri, ma dai peggiori. Il nostro paese si è trasformato in una peggiocrazia, o ricordando i miei studi classici direi una cacistocrazia, il governo dei peggiori. Se non ricostruiamo un senso civile e morale, se non sradichiamo il sistema che ha creato questa cacistocrazia, non abbiamo futuro. È come cercare di curare il raffreddore quando il cancro ci divora. Può sembrare strano che un economista parli di senso civico e morale e non di deficit, di investimento, di costo del lavoro. Ma l'economia è cambiata e sono anche cambiate le ricette degli economisti. Nell'immediato dopoguerra, il vantaggio comparato di una nazione era dato dal capitale fisico accumulato, le infrastrutture, gli impianti industriali. Grazie alla parsimonia, al duro lavoro di una generazione di italiani, il nostro paese fu in grado di effettuare quegli investimenti e di realizzare quello che è conosciuto come il miracolo economico. Oggi il vantaggio comparato di una nazione è dato dal suo capitale umano e dal suo capitale civico, ovvero dal sistema di valori che permette di allocare questo capitale umano nel modo più produttivo. L'Italia è oggi povera di entrambi. Solo il 14% della nostra forza lavoro è laureata, meno del Messico, meno di metà della Francia e dell'Inghilterra. Ma ancora più carente è la cultura della meritocrazia. Manca nel mondo politico. Secondo Bossi, Vittorio Grilli doveva diventare governatore della Banca d'Italia non perché era bravo, ma perché era milanese. Ma anche in quello economico, secondo il manuale interno della Banca Popolare Milanese, il vertice doveva andare ai rappresentanti sindacali più fedeli, non ai più bravi. Ci piacerebbe credere che il problema sia limitato a Bossi e alla BPM. Purtroppo è molto più diffuso. Uno studio della LUIS rivela che l'80% dei manager italiani dichiara che la determinante più importante del successo finanziario è la conoscenza di persone importanti. La competenza e l'esperienza arrivano solo quinte, dopo tra l'altro lealtà ed obbedienza. La mancanza di meritocrazia elimina gli incentivi ad accumulare capitale umano. Perché uno deve studiare, accumulare competenza, quando contano soltanto le relazioni? La domanda essenziale quindi è perché in Italia manca una cultura della meritocrazia? La mia risposta è perché manca una cultura della legalità. Se io politico, capo di partito, capo di governo, voglio ottenere dei benefici o dei favori che non mi competono, non nomino un candidato competente, nomino uno fedele. E non c'è persona più fedele del buono a nulla, che non ha alternative. Se io imprenditore voglio assicurarmi che le mie tangenti, le mie evasioni fiscali, i miei intrecci col potere politico non vengano rivelati, non scelgo il manager migliore, ma quello più fedele. Questo è il motivo per cui in Italia si trovano le migliori segretarie e i peggiori manager. In un sistema che non premia il merito, molte persone, soprattutto donne, che avrebbero le capacità di essere manager, sono confinate al ruolo di segretaria. Mentre i posti dirigenziali sono affidati a chi è ben introdotto, anche se spesso incapace. Questo clientelismo è il motivo per cui il nostro paese si trova in una profonda crisi. Nella competizione globale vince il migliore, non il compare, il raccomandato politico o il figlio di papà.
come uscirne. Le liberalizzazioni e le privatizzazioni sono importanti perché rendono difficile il perpetuarsi di questa situazione. Se BPM può permettersi di essere inefficiente è perché c'è poca competizione nel mercato bancario. La BPM sperpera lentamente la rendita di posizione di cui gode. Lo stesso vale per l'Italia. Ma se aspettiamo che le liberalizzazioni e le privatizzazioni cambino la cultura economica e civile di questo paese, dobbiamo aspettare 20 anni. I giovani disoccupati non hanno 20 anni da aspettare. Abbiamo bisogno di una terapia d'urto. Laddove non esiste la fiducia in un sistema meritocratico, tutti investono in raccomandazioni e nessuno investe in capitale umano. Il clientelismo genera clientelismo. Dobbiamo spezzare questo circolo vizioso. Per farlo è necessario eliminare una classe dirigente incompetente e corrotta e creare meccanismi credibili per un ricambio che privilegi il merito. Dobbiamo cambiare la mentalità dominante, che chi ruba è un furbo e chi è onesto è un fesso. Ma come possiamo farlo? Il primo passo è la creazione di un premio per gli onesti, per le persone che hanno sempre voluto opporsi all'illegalità e non hanno avuto la fiducia per farlo. Chiunque fornisca prova di un reato economico in cui non è coinvolto deve aver diritto non solo alla protezione fisica e legale, ma anche a una ricompensa, funzione del denaro che lo Stato riesce a recuperare grazie alle informazioni ricevute. Questo è allo stesso tempo un premio all'onestà e una tassa per la corruzione. Negli Stati Uniti esiste e funziona a meraviglia. Il secondo passo verso una ricostruzione morale e civile richiede l'eliminazione dei colpevoli. Qui dobbiamo imparare dai precedenti storici. Mani Pulite fallì perché cercò di colpire tutti. In Italia la legge è così complicata che nessuno è sicuro di non aver commesso un reato. Se tutti sono colpevoli, nessuno è colpevole. L'ansia giustizialista, invece della pulizia, ci portò alla reazione anti-giudici. L'obiettivo non deve essere la vendetta, ma il cambiamento. Per questo ho cercato a lungo un'esperienza di successo in cui la cultura di un paese è cambiata dall'oggi al domani. E l'esempio migliore è il Sudafrica, che è uscito dall'apartheid velocemente e senza spargimenti di sangue. Il Sudafrica riuscì attraverso un processo di riconciliazione che passò per un'amnistia dei reati commessi dalla minoranza bianca in cambio di un'ammissione della colpa. Per questo, pur con qualche ribrezzo, propongo un'amnistia per i reati contro il patrimonio condizionata a 5 fattori. Numero 1. Il responsabile confessa il reato. Numero 2. Menziona tutti i complici coinvolti. Numero 3. Restituisce il mal tolto. Numero 4. Si ritira dalla vita politica. Numero 5. Non commette più alcun reato, altrimenti l'amnistia non vale. Se la confessione omette anche il più piccolo dei reati commessi o il più insignificante dei complici, la persona resta perseguibile e sarà perseguita con il più accanito vigore. Questo vale tanto per i politici come per i dirigenti pubblici e privati. Le confessioni dovranno essere accessibili su internet, così tutti potranno vederle. Per usufruire di questa amnistia, la confessione deve avvenire entro un predeterminato periodo di tempo. Nel frattempo, il premio per i denunzianti civici creerà una pressione sufficiente per impaurire i membri della casta. Non sono un giurista e non sono quindi la persona più qualificata per studiare i dettagli tecnici di questa operazione, ma è stato fatto altrove. Sono convinto che possa essere fatta anche qui. Dopo questo Repulisti, la prima serie di nomine dovrebbe venire sotto la guida dei nostri partner europei, dove la meritocrazia prevale. Le privatizzazioni e le liberalizzazioni
aiuteranno a mantenere gli incentivi per sostenere questa meritocrazia nel futuro. Cambiare è possibile. Renzi lo ha fatto a Firenze, ora gli chiediamo di farlo in tutta l'Italia.